Mi raccomando ragazzi, alla fine del video commentate qui sotto scrivendomi qual è il vostro gol preferito. Non so perché ho fatto questa cosa, però fa figo. Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente qui sul mio canale in un video riguardante la YouTuber Summer Cup. Che vi manca, lo so perché manca a tutti la YouTuber Summer Cup, che tornerà ovviamente l'anno prossimo con la seconda edizione. Ma prima ancora, in tutta questa stagione ovviamente vivremo i derby degli YouTuber o comunque sfide tra YouTuber anche senza derby. Faccio un esempio, Inter-Roma, ma ne parleremo a tempo debito perché in ordine cronologico parleremo di Lazio-Roma, che è a fine settembre e che quindi a breve cominceremo anche ad organizzare su Instagram, soprattutto, dove vi comunico praticamente tutto. Ed ecco perché dovete seguirmi su Instagram. Se già lo fate, sapete che da questa stagione inizierò a collaborare con OneFootball, che è stato sponsor della YouTuber Summer Cup. Eccolo il collegamento. Ma OneFootball sta diventando un DAZN 2.0, tra virgolette, quindi un'app in cui si possono anche vedere le partite, oltre che restare aggiornati su tutto. Ve lo dico perché il 29 di questo mese, quindi di agosto, commenterò l'Old Firm con Rudy Zlatan, Rangers contro Celtic, il derby di Glasgow. Ne parleremo anche di questo a tempo debito, intanto volevo dirvelo. Adesso mettiamoci comodi e parliamo però dell'argomento di questo video, che come avete letto dal titolo, immagino, riguarda i gol più belli della YouTuber Summer Cup brandizzata da OneFootball. Faccio subito chiarezza, non si tratta di una classifica vera e propria. E qui ho fatto la paraculata io perché era difficile metterli in classifica, ve lo posso assicurare. Molti gol erano simili, mi dispiaceva lasciar fuori qualcuno, quindi alla fine ho deciso: non faccio una top 10, non faccio una top 15, faccio una top, punto. Che alla fine sono 16 gol raggruppati un pochino in ordine crescente per quanto riguarda la bellezza, ma un pochino anche in ordine cronologico, leggermente. Insomma, un mix, una sorta di carrellata. Sarete voi a scrivere la vostra classifica qui sotto nei commenti. Fatelo, mi raccomando, perché sono curioso di conoscere il vostro punto di vista. Non mi dilungo ulteriormente, buon video e godetevi i gol più belli della YouTuber Summer Cup edizione 2021. Se questo è il mondiale di Mengolini, questo è il momento. Mengolini calcia in porta! Eccolo! Eccolo! Il pareggio di Mengolini! L'uomo che non ti aspetti perché non era in campo inizialmente. Esce dai pali, fa 1-1. La Lazio è viva! Attenzione, ecco lo schema, finta dello zoccolo duro! Che gol! Che gol! Che schema! Si sono fatti abboccare così! Era contro lui, probabilmente, questa partita 2-0 per il Milan, ragazzi. E adesso si fa veramente in salita per il Napoli. Occhio a Bembe, che cerca di calciare, perde però l'attimo. E quindi chance per la ripartenza che c'è con Pierino. Dribbling a destro! Mamma mia! Che gol di Pierino, doppietta. Non so se sia stato più bello il dribbling scucchiaiando il pallone o il destro alle spalle di Tatino, non irresistibile, ma destro potente. 2-0. Pierino e Gnabry, che adesso imposta ancora, taglia il campo centralmente, va di Suola fino in fondo. Che gol anche di Gnabry. 3-0. Perché l'Inter, torniamo a ripetere, sta ancora dimostrando che la sconfitta contro la Lazio sia stata un semplice incidente di percorso. Attenzione Federico, che potrebbe fare il suo secondo gol di questo torneo. Carica a sinistra! Gol! Federico! Marconi! Federico! Marconi! Federico! 1-0 Roma! Più veloce di una prestazione a letto di Mirko. 1-0 per la Roma! Marconi! 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 E c'è la doppietta con il numero 7, Federico Marconi. Federico Marconi. Federico Marconi. Si va avanti, c'è stato un piccolo battibecco tra un difensore della Juve e lo zoccolo d'oro. Ma riprende la palla, attenzione Rubino. Rubino può provare il gol. Crolla tutto lo stadio, è successo quello che tutti volevamo vedere con il numero 90, David Rubino. David Rubino. David Rubino. 3-0, anzi 3-1 Milan, ragazzi. All'incrocio dei pali. Gol più bello del torneo. Attenzione! Che gol! Sigur di Gran Tabellino per la seconda volta. Golasso! Go, go, go! Con il numero 4. Sigur Walter.
Ricordiamo ragazzi, la Roma, attenzione, passaggio per Sodi di tacco! Che gol! Alavi e Pastore! Sodi 1-0 per la Roma, passa in vantaggio ragazzi, non sono passati neanche 3 minuti sul cronometro. 1-0 Roma ragazzi! Batte dentro Fuse Gamer. Che gol! Che gol di tacco! Che gol di tacco di Mirko! 4-2, riaperta ufficialmente questa Milan del terzo quarto posto. Federico di corpo che si fa rubare la palla. C'è Fuse libero che carica il destro! 4-3! Tira gir! Tira gir! Tira gir! Recupero da parte di Fuse Gamer. 4-3. Il Napoli rischia una clamorosa rimonta. Crispo da lontano! Che gol ha fatto! Simone Crispo sblocca così questo Lazio-Napoli. Ritmi abbastanza bassi. La partita la sta facendo la Lazio. Ma occhio alle ripartenze dell'Inter. Gigi! Gigi! Mamma mia! Un gol pazzesco! Pazzesco di Gigi! Viene Gigi, in mezzo a due! In mezzo a tre! Gigi! Mastrangelo! Gigi! Gigi! Un gol illegale! Che cosa abbiamo visto? Ragazzi, stiamo vedendo una grande partita. Mamma mia, Camel, che roba! Una grande semifinale! Attenzione, qui disparo, prova! Mamma che gol! Mia! Che gol! E torna! Mamma mia! Ha tirato fuori la giocata dal cilindro e che giocata, un tiro incrociare con un portiere, un gran portiere in porta direi. Alza il pallone Gnabry, mette giù Kundispa, calcia subito, calcia subito e forse è questo qui il gol più bello perché arriva in finale e forse la chiude, 3-1. Che dite? Ho esagerato in telecronaca? Non era questo il gol più bello? O forse sì? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ve lo ricordo, come vi chiedevo prima di mostrarvi i gol. Voglio raccontarvi due chicche al volo prima di lasciarvi, su due gol in particolare presenti in questo video, e quindi un pochino il dietro le quinte. Partiamo da Sickwolf, Milan-Roma, finita poi 2-2, lui segna il gol dell'1-0, vi lascio sentire ancora una volta il gol, vediamo se sentite qualcosa. Ci avete fatto caso? Antoine, il portiere della Roma, comincia impazzito ad urlare: ma che cazzo hai fatto? Ma che cazzo hai fatto? Cioè era esploso completamente. E poi Sick ha fatto un grandissimo torneo. Certo che non ti aspettavi questo gol. Pazzesco. Complimenti ancora, Simo. L'altra chicca di cui vi parlavo è presente in semifinale, Roma contro Inter, stavolta la Roma perderà insomma contro l'altra milanese, unica sconfitta del torneo però decisiva perché siamo usciti, poi abbiamo detto finale terzo e quarto posto con il Napoli, tripletta del sottoscritto, ma vabbè, in occasione del gol straordinario peraltro di Kundispa, quello dell'1-2, c'è la rimessa laterale, Gnabry non si sente dal video, ma chi era lì se ne accorge, tant'è vero che poi vedrete il body language di Pierino successivamente. Gnabry passa il pallone a Kun, Kun comincia a coordinarsi, Gnabry gli urla: no, non tirare! Attenzione, Kun dispara, prova! Che gol! Questo è quello che succede, Pierino va da Gnabry e gli fa: ora chiedigli scusa a Kun, perché ha fatto un gol pazzesco. Forse il più bello del torneo, sotto l'incrocio dei pali, insomma, tanta roba. Però torno a ripetere, scrivetemi nei commenti voi la vostra classifica o semplicemente il vostro gol più bello. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se siete iscritti e non avete ancora attivato la campanellina, fatelo per restare aggiornati su tutti i contenuti, come la carriera, che uscirà sabato sul canale. E quindi restate aggiornati. Un bacione, never give up e alla prossima. Ciao ragazzi!